Ci sono due punti essenziali che interessano la discussione. In primo luogo il pronto avvio della missione EUTM, cioè la missione di formazione di addestratori, per la quale l'Italia ha annunciato una disponibilità sino a 24 uomini, su un totale per ora previsto di 250, raddoppiabile però, se le esigenze lo richiederanno, sino a 500. Questa decisione è stata ieri oggetto di una discussione in Parlamento, in Senato, prima le commissioni estere della Camera e del Senato e poi in Aula, dove ha ricevuto il convinto sostegno, i voti di tutte le tre principali forze parlamentari, le tre forze che hanno sostenuto il governo. Questa è una condizione che ritengo essenziale in questo momento, sia di politica interna italiana che di situazione internazionale. Noi diamo una valutazione positiva all'azione della comunità internazionale nel suo insieme, è stata sancita dalla risoluzione 2085 del Consiglio di Sicurezza ed è stata rafforzata da una dichiarazione unanime del Consiglio di Sicurezza di tutti i membri, compresi anche Russia e Cina, per una dichiarazione che rivolge un appello a tutti i componenti della comunità internazionale affinché sostengano l'attività del governo maliano di ostacolo, di contrasto a questa insorgenza, grande insorgenza terroristica e questo avvio di forze terroristiche verso Bamako.